Siamo in Viale Ceccarini e passano Gianni, Fuzzi, Baffo e Marco. Io vedo il più bello dei quattro, che era Fuzzi, non era Marco. Io arrivo lì e gli dico Villa delle Rose stasera e Marco gli prende il biglietto dalle mani e dice sì, se vieni anche te. Io gli ho tagliato le gambe subito, senti, lascia stare, quello c'è l'amorosa. Gli ho tagliato le gambe alla bastarda così. Siamo andati alla boa una mattina, dopo essere stati al Coco, siamo andati a nuoto alla boa, che quindi è 1 chilometro di distanza dalla riva, quindi a nuoto siamo andati là, abbiamo guardato l'alba e ci siamo baciati lì. E poi siamo tornati oltre. Lui invece chiaramente ha raccontato che io gliel'ho data alla boa, ma non era vero. E un giorno a distanza di anni, eravamo in palestra, Carlo dice, ah, perché Simoncelli è un figo, si porta le ragazze alla boa e li conclude. E io dico, e quando sarebbe successo questo? Lui, vabbè, con te anni fa. E io faccio, ma infatti non è mai successo. E tutti si girano e iniziano, Simoncelli, che cazzo racconti? E lui, vabbè, era bello dire che non era stato solo un bacio. E alla fine, niente, lì avevano scoperto la verità. E io avevo scoperto che lui aveva raccontato un'altra cosa. Però ecco, era stato romantico perché eravamo alla boa, però insomma, cioè oddio, c'erano le onde, c'erano le meduse, cioè non era proprio sì romantico, ma era stato più faticoso che altro. Perché non c'era il mare piatto. Tu nuoti fino a lì e ti attacchi a sta boa viscida con il muschio. No, ho sbagliato, non è stato romantico.